Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Irene Tinagli, vice segretaria del Partito Democratico e presidente della Commissione Economica del Parlamento Europeo. Buonasera Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano. Buonasera Stefano Feltri, direttore di Domani. E buonasera, buonasera Luigi Scordamaglia, manager e consigliere delegato di Filiera Italia, l'associazione dell'industria agroalimentare di eccellenza. Allora, calo delle stime di crescita, caro bollette, inflazione, spread. Draghi finora è stato visto come uno scudo per il nostro paese. Lo è ancora? E perché ha cambiato strategia di comunicazione? Subito dopo la pubblicità. Luigi Scordamaglia, comincio da lei. Uno, perché vorrei che ci spiegasse perché l'inflazione sta colpendo in modo consistente il suo settore, il settore agroalimentare. E poi perché ci sono rincari fino al 50% e dobbiamo rassegnarci che sarà così. In futuro dovremo spendere più soldi per comprare cibo. Oggi il commissario economico Gentiloni da Bruxelles ha detto che i prezzi resteranno alti per ancora lungo tempo. Purtroppo è così, una serie di fenomeni in cui l'aumento energetico è soltanto uno dei fattori negativi. Pensiamo che questo incremento del gas del 700%, dell'elettricità del 400% incidono fortemente dalla produzione agricola, pensiamo al calore di cui hanno bisogno le serre, al carburante per i trattori, incidono sull'industria di trasformazione, la catena del freddo che deve accompagnare i prodotti deperibili. Accanto a questo c'è stata poi un'esplosione delle materie prime, poche materie prime agricole prodotte al mondo per crisi climatiche, fenomeni di accaparramento geopolitici con la Cina che nel primo semestre di quest'anno accaparrerà oltre il 70% della produzione globale di mais e poi l'esplosione dei costi di trasporto, i container passati da 2.000 a 12.000, i camion che ogni giorno distribuiscono i nostri prodotti che per fare un pieno hanno bisogno oggi di 1.200 euro, insomma tutta una serie di fattori con costi di produzione che finora le tante piccole e medie imprese dell'agroalimentare hanno tenuto in pancia, ma che se adesso non riusciranno almeno in parte a trasferire al consumo, distruggeranno la nostra filiera agroalimentare italiana. Sicuramente i prezzi non rimarranno così alti, ma non torneranno più ai livelli di prima e forse il consumatore deve cominciare a capire che il prezzo da rincorrere è quello giusto e non il più basso, sebbene ovviamente c'è questa food social gap, cioè questa differenza tra chi può comprare generi di prima necessità e chi no, che aumenta la tensione sociale nel paese. È un quadro, onorevole Tinagli, molto inquietante. Ricordiamo che lei, oltre a essere vice segretaria del Partito Democratico, è anche un economista. Avete un po' sottovalutato i rischi, diciamo, intanto di questa inflazione che non accenna a diminuire e mette anche a rischio la stessa ripresa sulla quale diciamo in tempi diciamo post pandemici tutti stanno contando. Sì. Ma allora, l'inflazione inizialmente era effettivamente stata un po' sottostimata perché all'inizio si pensava fosse legata esclusivamente a delle strozzature logistiche legate al Covid, quindi mancati approvvigionamenti, filiere che si spezzano ma che si potessero ricostituire appena superata un po' la pandemia. In realtà poi è subentrata la crisi energetica che è legata anche in parte a fattori come l'esplosione della Cina, ma
anche quello poi rientrerà, ma ci sono fattori geopolitici, quindi anche la crisi del gas, e quindi questo effettivamente ha creato, ha introdotto degli elementi che inizialmente non erano stati previsti e che purtroppo temo dureranno, e come è stato detto il rischio è che a cascata si poi vadano a riverberare su altri prezzi e altri costi, quindi per questo noi diciamo che è importante intervenire subito sul tema energetico. È subito, vuol dire la prossima settimana, il governo pensa di fare ieri Draghi l'ha chiamato un massiccio intervento contro il caro bollette, ma 7 miliardi è il massimo che il governo potrà stanziare? Guardi, io appunto ho letto anch'io le prime voci, ancora non sappiamo bene diciamo l'entità e anche le modalità dell'intervento, ricordiamo che già questo si va a sommare agli interventi già fatti nel 2021 per quasi 5 miliardi, quello in legge di bilancio 3 miliardi e 8 e nel sostegni ter che adesso in Parlamento un altro miliardo e 7, quindi si vanno ad aggiungere risorse. Io penso che l'importante sia primo il tempismo, cioè noi dobbiamo intervenire in tempi molto rapidi, perché per gli economisti che fanno le previsioni un orizzonte di 10 mesi è un breve periodo, per chi lavora per le imprese significa la vita o la morte, per cui ma sarà un intervento quindi a pioggia o mirato? Io penso che si parta e anche insomma alla luce si parta da dove c'è maggiore bisogno. Io non credo che ora sia il necessario, penso che si debba partire dai settori, e appunto alcuni, ne abbiamo parlato anche stamattina in segreteria, del settore dell'agricoltura. Ci sono dei settori che sono più colpiti, quindi noi dobbiamo partire dalle famiglie più in difficoltà e dalle industrie e dai settori più colpiti, quindi interventi mirati. Esatto. Allora Stefano Feltri, poi le ridò la parola a Scordamaglia, ho visto che voleva intervenire. Prima Feltri e poi Padellaro. Feltri, diciamo Draghi finora è stato considerato uno scudo, no? Oggi c'è stato un calo delle stime della crescita, abbiamo parlato del caro bollette, dello spread, l'inflazione. Può ancora funzionare come scudo per il nostro paese? Ce la può fare? Lo è ancora? Ma Draghi può fare quello che può, cioè dà una patina di credibilità a un paese che non ce l'ha, e non ce l'ha per i suoi fondamentali economici e non ce l'ha per la sua classe politica, che poi risponde alle preferenze di elettori che vogliono queste politiche. Nell'anno in cui dovevamo fare le riforme per mettere le basi solide di una crescita sostenibile, noi abbiamo fatto il super bonus, cioè buttiamo 17 miliardi di euro all'anno che fanno salire l'inflazione di cui adesso ci lamentiamo, come sa chiunque sta facendo i lavori, perché è un meccanismo studiato in cui due parti concordano un prezzo e lo paga una terza parte, che è lo Stato. Poi vanno benissimo gli aiuti per le bollette, ma non sono aiuti con soldi che escono così non crescono sugli alberi, sono soldi che escono diciamo dal debito, dalla fiscalità generale, e vanno a ridurre le bollette, ma il gas sempre lo stiamo pagando di più, l'elettricità la stiamo sempre pagando di più. Una famiglia italiana paga l'elettricità 46 centesimi per kilowattora all'inizio 2022 contro 20 centesimi del 2021. Allora qui bisognerebbe fare delle scelte concrete, cioè noi spendiamo ogni anno, nella bolletta noi paghiamo 12,4 miliardi ogni anno di cosiddetti oneri di sistema, cioè i vari governi hanno infilato nella bolletta delle spese di qualunque genere. Noi non abbiamo il nucleare in Italia, ma ogni anno paghiamo con le bollette della luce, con le bollette dell'energia, 440 milioni di euro all'anno per il nucleare che non abbiamo, per smantellare quello che resta. Allora lì bisogna intervenire con le scelte di sistema, se no cosa succede? Che la lobby che ha i contatti migliori con il governo ottiene i favori maggiori in termini di rimborsi dell'energia. E gli altri pagano con il debito, la famosa Next Generation pagherà gli aiuti di oggi che si danno a Scordamaglia e alle filiere, li pagherà col debito pubblico. Questo può essere bene o può essere male, dipende come si struttura la cosa. Io tendo a essere scettico. E tu sei scettico, Antonio Padellaro, perché allora intanto quando Stefano Feltri parla del super bonus nel settore dell'edilizia, ricordiamo che lì sono state scoperte dalla Guardia di Finanza anche oggi, peraltro, truffe per miliardi di euro, quindi diciamo, sembra veramente che siamo un paese che come viene varata una norma di sostegno, di aiuti, abbiamo già un esercito pronto per fare le truffe, certo. Questa è una cosa veramente drammatica. E
il PNRR. Allora, siccome oggi sempre il commissario Gentiloni ha ribadito che i soldi sono cruciali del PNRR per la ripresa del nostro paese, Draghi intende fare una specie di campagna di informazione sui progetti legati a questo denaro europeo. E, è solo una questione così di rendere tutto più comprensibile alla larga opinione pubblica, cominciando a girare le città italiane, oppure c'è qualche cos'altro? C'è qualche cos'altro, che sono i postumi della vicenda Quirinale. Allora, gli strumenti della comunicazione del Presidente del Consiglio sono le interviste che lui non dà, probabilmente per non far arrabbiare questo il concorrente nel momento in cui la dà all'altro giornale, e poi c'era lo strumento della conferenza stampa, che non è stata proprio usato da, soprattutto nell'ultimo periodo, il Presidente del Consiglio in una maniera magistrale, nel senso che la famosa conferenza stampa del 22 dicembre segnò in qualche modo, e fu interpretato giustamente, come la discesa in campo per il Quirinale di Draghi. Draghi era il candidato numero uno, non è riuscito ad andare al Quirinale, quindi qual è, credo, la valutazione che viene fatta in seconda battuta? È: se io faccio una conferenza stampa nella quale spiego tutte le cose che devo spiegare, dalla pandemia all'economia, la prima domanda che mi verrà fatta sarà è sul quella Quirinale, almeno sul ancora Quirinale. Per qualche mese. Come mai lei è stato, non ce l'ha fatta? Ed è vero che non se fosse stato eletto, non so, Casini, per fare un nome, lei non avrebbe più fatto il Presidente del Consiglio, ma proprio automatico, perché è il nostro mestiere. Allora cosa ha pensato? Penso, lo deduciamo. Da quello che sappiamo. Ha detto: sì, io adesso devo parlare al paese. Quindi Genova Ha cominciato ieri, io credo che parlerà molto più spesso al paese che non nelle conferenze stampa, anche perché c'è un dato politico. Il dato politico, lo accennavo prima, è che a un certo punto era corsa voce che, non essendo stato lui eletto al Quirinale, poteva anche gettare la spugna e dire arrivederci e grazie, il mio compito è esaurito. Ora invece l'intenzione di Draghi, almeno quella che gli viene attribuita, è di moltiplicare le energie, soprattutto nella fase che stiamo vivendo, della fase del paese, per dire: no, io sono qui, continuo a fare il Presidente del Consiglio, ma se qualcuno mi vuole indebolire, parliamo di questa maggioranza che ha alcuni chiari di luna, ne risponde al paese. Quindi attenzione, che è nata la fase del colloquio, dialogo con i cittadini, perché saranno i cittadini a giudicare se il governo ha fatto bene o ha fatto male, come è giusto che sia. Scordamaglia, lei si fida, voi del mondo delle imprese vi fidate ancora del governo Draghi e siete, diciamo, tranquilli sul fatto che riusciremo ad avere i soldi dall'Europa per il PNRR? Tranquilli no, e tra l'altro il principale beneficio del PNR non sono i soldi, non sono le risorse, sono le riforme ad esse correlate. Come facciamo ad essere tranquilli se per prendere i 45 miliardi che devono arrivare entro giugno di quest'anno l'Europa ci chiede entro il 2022 di raggiungere 102 obiettivi e di fare 66 riforme, tra cui quella della pubblica amministrazione e quella fiscale? Prima si parlava di aiuti. Gli aiuti non sono la cura, gli aiuti sono l'ossigeno che si dà al paziente per non morire, ma la malattia si previene. Quello che volevo dire prima all'onorevole Tiragli, che ovviamente conosce bene la situazione, l'Europa ha una gravissima responsabilità, quella di non aver fatto una politica energetica comune. Oggi, ogni volta che noi cediamo, che lasciamo gli ordinativi, che mai come ora ci arrivano, li prendono i nostri concorrenti tedeschi, che grazie al carbone continuano ad appompare inquinando e ad avere energia a basso costo, o francesi con il nucleare.
L'Italia ha fatto altrettanto. In Italia, e questo deve servire il PNR, è dominata dal partito del no, del NIMBY, del non facciamo. Nel momento in cui c'era la crisi energetica e l'esigenza di rendersi indipendenti dalla Russia, è crollato del 20% l'estrazione del gas italiano, che vale, che costa un decimo rispetto a quello importato. Quindi ci fidiamo di questo governo, continuiamo a fidarci, soprattutto quando non è tirato dalla giacchetta da un politico o da un altro, ma bisogna riformare le procedure e il Paese. La Francia, e finisco, ha annunciato un programma per l'energia con 14 centrali nucleari, loro hanno scelto il nucleare, noi scegliamo altro. Entro il 2065, la nostra visione si ferma al 2023, quando si faranno le elezioni, e nessuno guarda oltre. Onorevole Tinagli. Ma posso dire una cosa scordamaglia? Sì. No, allora, va sempre bene criticare la politica, ma la classe dirigente in questo paese è fatta anche dalle imprese. Voi adesso, lei rappresenta una filiera, quindi insomma fa sostanzialmente del lobbista. Che impegni offrite al governo in cambio della richiesta di aiuti? Cioè voi chiedete sconti sull'energia, chiedete sostegno, chiedete politica che vi vengano incontro, e chiedete sostanzialmente di rallentare la transizione ecologica, perché lei stava chiedendo più gas in questo momento, mentre chi vuole l'energia verde ne vuole meno. Voi cosa offrite in cambio? Cioè date qualcosa, vi impegnate a non licenziare le persone, certo, vi impegnate a sì, non dare dividendi, qualcosa, allora, perché sennò è sempre tutto un bancomat. Certo, rispondo. La transizione ecologica per noi è fondamentale nei tempi dovuti. L'Italia, noi siamo riusciti ad ottenere 1,92 miliardi nel PNR soltanto per il biometano. Ci siamo impegnati a produrre biometano in un'economia circolare che farà 6 miliardi di metri cubi rispetto agli 1,7 attuali. Oggi i licenziamenti non sono minimamente il problema del Paese, perché non troviamo la manodopera, anzi no, abbiamo bisogno di voi favorire un'immigrazione ordinata, che questa manodopera ce la dia. Investimenti in un Paese che te li lascia fare. Assolutamente. Quelli investimenti li in un Paese utili, che non li lascia fare. No, e gli investimenti si fanno sacrificio per aumentare i posti di lavoro, per aumentare l'energia verde, per aumentare l'efficienza e la competitività. Quindi volete i soldi, ma non offrite niente in cambio. Sono solo una parte. Certo che offriamo investimenti, no, che favoriranno la transizione ecologica e aumenteranno l'occupazione del Paese, perché la ricchezza si crea con l'occupazione. Allora. Sì, ma si crea regole di mercato. Posso dire solo un'ultima cosa, le banche hanno preso un sacco di aiuti, hanno beneficiato della politica monetaria della BCE, hanno beneficiato dei sostegni di qualunque genere, hanno fatto pagare 20 miliardi di commissioni agli italiani e adesso iniziano a distribuire dividendi ai soci. D'accordo. Cioè sono abbiamo d'accordo, socializzato i costi sono e le perdite della pandemia e adesso privatizziamo i benefici. Allora anche sull'energia bisogna fare la stessa cosa. Volete gli aiuti dal governo? Offrite qualcosa in cambio. Non si può chiedere sempre di socializzare le perdite. Sono poi d'accordo, vanno bene, proponiamo utili stasera. Assolutamente, propongo con lei stasera di bloccare i dividendi e trasformarli tutti in investimenti che aumentano per l'occupazione. Facciamocene insieme propositori di questa proposta. Per 5 anni, niente dividendi per 5 anni. Allora, per 5 anni la vedo un po' difficile anni impegnarsi, ma diciamo che andiamo un po' sulla fiducia, scordamaglia. Onorevole Tinagli, diritto di replica. Allora. No, io, ecco, è chiaro che ad attualmente l'Europa, quello che ha potuto fare, anche dati i trattati e i poteri che ha, è stato innanzitutto sfruttare l'opportunità del Next Generation EU e del Recovery Resilience Facility per indirizzare anche le politiche energetiche, perché una grossa fetta degli investimenti, dei soldi che vengono erogati con i piani del recovery devono andare, infatti la Germania ora dovrà smettere di fare carbone, cioè dovremo tutti andare verso delle forme di energia rinnovabile. Noi abbiamo abbassato l'estrazione del nostro gas, mentre i tedeschi intanto hanno continuato a produrre carbone. No, però adesso sto dicendo che le linee guida, cioè quello che sta facendo l'Europa adesso è mettere dei paletti, perché
si possa andare tutti verso nella stessa direzione e quindi poi avere una maggiore convergenza. Sulla questione del gas italiano, queste sono state scelte italiane del passato e l'Unione Europea non c'entra, ma tant'è che adesso sia anche noi, penso tante forze politiche adesso stanno dicendo cerchiamo di sfruttare di più e meglio le risorse che abbiamo, sempre però tenendo presente che il gas comunque non è una fonte rinnovabile, quindi può essere utile nella transizione energetica e nel frattempo aumentiamo, acceleriamo la transizione e gli investimenti nelle fonti rinnovabili, che per un paese come l'Italia che ha rinunciato al nucleare tantissimi anni fa, quella sono la vera strada su cui proseguire. Se l'avessimo fatto prima, a quest'ora francamente saremmo in una situazione molto diversa, però non è mai troppo tardi, noi ora abbiamo risorse per fare questi investimenti, facciamoli accelerando. Ecco. Speriamo Antonio Padellaro, no? Anche perché questo governo, non so se lo dicevi tu o chi degli ospiti, insomma, ha una maggioranza un pochino così. Ma già si sta facendo, sono stati sbloccati un sacco di procedure autorizzative, sono state semplificate, cioè l'obiettivo è cercare di creare le condizioni per accelerare questo tipo di investimenti. Ecco. È chiaro che sono cose che non è che si fanno dalla sera alla mattina, è un insieme di misure, quindi quelle più urgenti di sostenere le imprese nell'immediato e quelle più strutturali, cercare di creare un mix energetico diverso e più sostenibile. E chiedo ad Antonio, voi del PD avete quello che dovrebbe essere il vostro principale alleato della coalizione di centro-sinistra, il Movimento 5 Stelle, che sta in un marasma senza fine. Oggi è venuto Grillo a Roma, ha visto Di Maio, insomma, vede tutti i maggiorenti del movimento per cercare di capire come uscire, come sbrogliare questa intricatissima matassa. E tu pensi che il PD faccia... Intanto come pensi che andrà a finire questa storia dei 5 Stelle? E siccome tu sei stato anche abbastanza duro con diciamo, la sinistra, non so se ti riferivi anche a un pezzo del Partito Democratico quando oggi hai scritto c'è la solita supposta superiorità morale e intellettuale della sinistra verso i 5 Stelle. Però diciamo che i 5 Stelle fanno un po' tutto da soli. Sì, sì, ma prevedere cosa faranno i 5 Stelle tra un'ora, tra due ore, è già complicatissimo. Immaginiamoci... No, perché è un movimento che, essendo un movimento, è continuamente in movimento. Quando diventerà un partito, forse avrà delle procedure meno farraginose. Il problema della critica che io ho fatto, non l'ho fatta tanto al PD, perché il Partito Democratico fanno politica e quindi si rendono conto che il rapporto, se non l'alleanza con il Movimento 5 Stelle è fondamentale, altrimenti dove vanno, con chi vanno. Io mi riferivo ai ragazzi del coro, cioè giornali, commentatori, opinionisti, i quali si divertono molto a sfottere, scusami l'espressione, il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle, che certamente merita tutte anche le battute, per carità, insomma, non stanno dando una dimostrazione di linearità assoluta nei loro comportamenti. Il problema qual è? È che questo Movimento 5 Stelle, devastato, incasinato, eccetera, ha ancora, secondo i sondaggi, 5-6 milioni di elettori. Che corrisponde circa al 15% più o meno, no? Sì, diciamo che ne ha persi tanti, ne ha persi altrettanti e evidentemente ha meritato di perderli. Però quando si prende in giro il Movimento 5 Stelle, si prendono in giro anche questi elettori, i quali evidentemente non sono una manica di sprovveduti se continuano, malgrado tutto, a dare, secondo i sondaggi, fiducia al Movimento 5 Stelle. Allora, qual è il problema? Il problema è di capire che intanto ci vorrebbe un minimo di rispetto verso queste persone, perché votano come votiamo tutti quanti, e se non votano per il PD o per la destra, fatti loro. Ma poi c'è un altro discorso. Mettiamo che una parte di questi voti ancora se ne vada, beh, tutte le analisi dicono che una parte di questi voti se ne andrà verso la Meloni. Quindi non se ne andrà verso Calenda. Quindi il PD non recupera niente dai 5 Stelle. Ho l'impressione che qualche voto ritornerà al Partito Democratico.
Diciamo che la maggior parte di questi voti finirà nell'astensionismo e che non è una cosa buona per la democrazia. Certo no. Però io non capisco perché continuare a bastonare il Movimento 5 Stelle, che è in difficoltà per i suoi errori, quando il Movimento 5 Stelle in questo momento è un pilastro di questa alleanza progressista, come l'ha definita qui Giuseppe Conte, che comunque è l'unica alternativa allo strapotere della destra. Ecco, voglio solo chiedere a Stefano Feltri, prima di dare di nuovo la parola all'onorevole Tinelli, se tu fai parte di questo coro così che, come dice Padellaro, sfotte i 5 Stelle che si trovano ancora una volta in ambasce. No, lui no, lui no. No, no, io li ho sempre presi abbastanza sul serio. Credo che stiano facendo un grande pasticcio in questo momento e ogni giorno offrono elementi per andare contro la loro missione, cioè loro sono entrati in politica per dimostrare che si poteva fare politica in modo diverso, ogni volta che ricadono nei comportamenti, diciamo così, tradizionali, allora dopo salta fuori, diciamo, un Renzi qualunque, per intenderci, che dice: vedete che anche se Grillo è indagato, allora non è un problema che io rischi il processo per rispondi di Open. Cioè diventa un po', sono tutti uguali, mentre non sono tutti uguali. Stefano, certo, ma fa bene il Partito Democratico a insistere ad avere il Movimento 5 Stelle come alleato principale della coalizione? Ma io credo di sì, nel senso che i 5 Stelle hanno sempre avuto varie anime al loro interno, ma se uno guarda le cose concrete che hanno fatto alcune cose, diciamo, contro le disuguaglianze e alcune cose di populismo di sinistra. Contro le disuguaglianze, le cose buone, il reddito di cittadinanza, e poi un po' di populismo fiscale, cioè hanno votato misure di spesa corrente inutili, tipo il super bonus o la legge Fornero e altre cose. Diciamo, meglio tenerli dal punto di vista del PD agganciati a loro piuttosto che lasciar prevalere la dimensione, quella che era contro i taxi del mare, che era, diciamo, un po' più filo leghista, e soprattutto senza i 5 Stelle il campo largo di Letta è un po' più piccolo del PD di Veltroni, sì, e basta, sicuro. E quindi non va da nessuna parte, va allora, solo verso Forza Italia e il centro. Onorevole Tinagli, lei, diciamo, non è mai stata una grande fan del Movimento 5 Stelle, questo, diciamo, è noto. Sono stata sempre un fan del mio partito, tendenzialmente, per cui io... Di uno dei partiti, perché Tinagli ne ha cambiati anche... Era partita con Montezemolo a suo tempo. Che non era un partito, nel senso. No, era, vabbè, un era col partito di Monti, esatto, per esatto, esempio. Esatto, ecco. C'è stato. Ma preferirebbe avere il Renzi come alleato ai 5 Stelle? Renzi, che peraltro da ex presidente del Consiglio denuncia i magistrati? No, io preferirei quello che stiamo cercando di fare, diciamo, con il Partito Democratico. Quando si parla di un campo largo, non è che si parla di una somma di sigle. Noi parliamo di un sistema di valori, di idee, di proposte, di progettualità politica. Io, francamente, questa idea di fare la politica alle coalizioni con la calcolatrice delle somme, io penso che questo sia un modo sbagliato di approcciare la politica. Il Partito Democratico quello che sta facendo è cercare di parlare a tutte le forze, e non solo forze politiche. Però senza le somme, ma non solo forze politiche, anche movimenti, associazioni. Noi stiamo cercando di fare, col percorso delle Agorà, di coinvolgere anche persone, associazioni della società civile, perché bisogna riportarle alla politica sulla base di alcuni valori. Quindi ci posso il tema dell'europeismo, il tema della lotta alle disuguaglianze, che è stato citato prima, il tema del lavoro, quindi questi sono i temi. Chi si riconosce su questa piattaforma, noi il dialogo lo apriamo. Scusi, onorevole, però ha ragione dire che i numeri contano. Cioè, diciamo che l'ha detto Bonaccini proprio oggi o ieri, che tutto sommato l'alleanza tra PD e 5 Stelle ha fatto vincere le ultime amministrative al campo largo meno stretto. Credo che l'onorevole Tinagli sia favorevole all'alleanza. Quindi, ma io non credo che l'alleanza con Renzi avrebbe, anche se c'è pure Renzi, credo che poi abbiamo fatto, in realtà in molti comuni è stata un'alleanza larga, dove c'è stata anche Italia Viva, Azione, come su Milano, che è andata molto bene. Però io dico assolutamente, io dico veramente che
si deve partire dai temi e dalle proposte. Va bene, poi va questo bene lo anche dite i numeri, tutti, però poi facciamo fino alla fine del centrodestra che guardando solo a stare insieme per i numeri, però poi sono divisi su tutte. No, devo interrompervi. Stefano, scusa, devo darvi il punto di Paolo Pagliaro perché ci riporta dai problemi del governo, perché tra questi problemi c'è anche il settore dell'auto. Guardate. L'ultima volta che Federmeccanica e i sindacati si strinsero la mano fu un anno fa, in occasione del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Ma mentre allora stavano dalla parte opposta del tavolo, oggi la crisi dell'industria automobilistica, destinata ad aggravarsi con la transizione ecologica, li ha spinti a prendere un'inedita iniziativa comune, un appello per la sopravvivenza di imprese e lavoro. Parliamo di un'industria che in Italia fattura 93 miliardi, il 5,6% del PIL, e nel solo comparto autoveicoli, rimorchi e semirimorchi dà lavoro a 180.000 persone. Entro il 2035 ci sarà lo stop alla vendita di nuove auto che producono emissioni di carbonio e la previsione è che andranno persi 73.000 posti di lavoro, la maggior parte a partire dal 2025. Nella lettera che Federmeccanica, FIM, FIOM e WILM hanno inviato a Draghi ci sono diverse proposte: ammortizzatori sociali mirati, formazione di figure utili alla transizione tecnologica, sostegno agli investimenti e incentivi alla domanda. Alla politica si chiede di passare dalle parole ai fatti, come non è accaduto dopo l'annuncio salutato con entusiasmo della nascita di grandi stabilimenti di produzione di batterie per l'auto elettrica. In un vertice convocato a Palazzo Chigi, i ministri di Economia, Infrastrutture, Sviluppo Economico e Transizione Ecologica hanno concordato le prime risposte da dare all'appello delle parti sociali. È previsto almeno 1 miliardo l'anno per favorire la transizione verso vetture elettriche e ibride. Sarebbero necessari anche ammortizzatori sociali straordinari, ma se ne parlerà un'altra volta, perché al vertice non è stato invitato il ministro del Lavoro. Siamo in chiusura, grazie onorevole Tinagli, grazie Padellaro, grazie Feltri, grazie Scordamaglia, grazie spettatrici e spettatori. Vi lascio a Corrado Formiglia su Piazza Pulita, quindi restate con noi e noi ci vediamo come sempre domani 8:30. Arrivederci.